Benvenuta a Teramo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, con calma. Fermiti. Giù, calcio gelato. Però. Sì, sono stampa anche noi. Però i microfoni un po' giù, se no li trovi il viso. Pensate che non si vede. Allora, calmi, se no non riusciamo a farlo. Allora. Se vi allargate un pochino, c'entrano tutti. Dietro, esatto. Vabbè, chi parte? Un attimo solo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Parto io e poi vi lascio campo libero. Va bene così? Vado? Ok. Lei è stata in Abruzzo alcune settimane fa, oggi è tornata, ha un bel giro a Castello, non solo, ha incontrato i costruttori Teramani. Qual è l'idea che si è fatto, positivo o indicativo, dell'Abruzzo in vista chiaramente del voto del 10 marzo? Ma c'è tanta speranza attorno al progetto che abbiamo costruito insieme per Luciano D'Amico, che è al mio fianco, il nostro candidato presidente, la sua competenza, professionalità, il suo essere persona per bene. Luciano, anche stamattina arrivando qui ho incontrato delle persone in autogrill che la prima cosa che mi hanno detto è questa. Quindi noi crediamo molto in questo progetto, il Partito Democratico ha messo in campo una lista molto solida, fatta di persone che amano e vivono tutti i giorni questo territorio, le sue criticità ma anche le sue speranze e la resilienza che ha dimostrato rialzandosi anche nei momenti più difficili. Siamo stati questa mattina a Castelli insieme al sindaco Rinaldo, che è candidato per noi, e abbiamo visto, insomma, abbiamo visto un comune che riesce a tenere insieme la tradizione artigiana che va valorizzata e sostenuta insieme alla storia, alla cultura, quindi con la natura, perché eravamo insomma nella cornice stupenda del Gran Sasso. Le aree interne hanno la massima attenzione del Partito Democratico, si possono fare e si devono fare politiche su misura dei bisogni di chi vive nelle aree interne e in montagna. Non si può pensare che sia la stessa cosa aprire un'attività economica e commerciale in un centro città o aprirla in un'area montana interna. Bisogna avere regole diverse, riuscire a sostenere l'apertura di nuovi posti di lavoro anche in quelle terre, di modo da creare opportunità per i giovani che altrimenti con contratti precari, salari bassi e mancanza di lavoro rischiano di andare via. Noi dobbiamo contrastare lo spopolamento di quei territori, lo possiamo fare soltanto se non facciamo mancare i servizi. Quindi anche questa mattina poi siamo stati a Casale, la frazione di Isola del Gran Sasso, dove abbiamo parlato di questo con i cittadini, cioè la maggiore difficoltà di chi vive in quelle aree nell'accedere alla sanità, che invece, contrariamente a quanto sta facendo il governo Meloni, che sta definanziando la sanità pubblica, c'è bisogno che invece sia sempre più finanziata e arrivi sempre più nei territori, in modo capillare, più vicino a dove le persone sentono e vivono il loro bisogno di cura. Ecco, questo, ma anche la presenza di asili nido, c'erano bambini e ragazzi lì, bisogna che ci sia una possibilità di educazione per chi vive nelle aree interne. Nelle nostre regioni, dove il centro-sinistra è al governo, stiamo provando anche grazie all'uso dei fondi europei a rendere sempre più accessibile, addirittura gratuito per le fasce più fragili, l'asilo nido. Ma in montagna abbiamo avviato dei programmi particolari che permettono proprio di renderlo gratuito per tutti. Si può fare, sono politiche concrete, l'abbiamo dimostrato con i fatti. Speriamo che presto anche l'Abruzzo, con Luciano D'Amico presidente, riesca a prendere questa strada, perché mi preoccupa il senso di abbandono spesso di chi vive nelle aree interne montane. Con i costruttori e il settore, tutta la filiera dell'edilizia, invece abbiamo discusso le grandi criticità anche in questa provincia, che ha visto, guardate, 87 milioni di PNRR a rischio. Siamo qui con il sindaco, lo ringrazio per il quadro che ci ha fatto. Come ha potuto questo governo lasciare i comuni nell'incertezza dopo aver già avviato le gare, e le imprese nell'incertezza più totale? Perché stiamo parlando di 249 progetti solo nella provincia di Teramo che rischiano di saltare. Il governo ha detto: non vi preoccupate, vi daremo altre risorse per coprire quelle che hanno tolto dal PNRR, ma la verità è che quelle altre risorse, come l'FSC, già aspettavano alle regioni e ai territori, quindi è comunque un furto e comunque vuol dire che non saranno destinati ad altri importanti progetti infrastrutturali. Anche le infrastrutture sono un tema fondamentale del programma di Luciano D'Amico, perché avete visto cosa ha fatto il ministro Salvini scegliendo di non confermare gli investimenti sulla Roma-Pescara. Ci sembra che, ecco, questo governo, per dire invece le impressioni negative,
che qui si sia mandato un presidente da Roma a eseguire ordini di partito e a farli prevalere sull'interesse degli abruzzesi. E lo diciamo anche per il silenzio incredibile su questi tagli PNRR da parte di Marsiglio, e lo diciamo perché non abbiamo sentito la sua voce levarsi rispetto ai tagli alla sanità pubblica, su cui invece c'è bisogno di un forte investimento per gli abruzzesi, e non abbiamo sentito la sua voce nemmeno contro questa pessima autonomia differenziata che rischia di avere aumentare ancora di più le diseguaglianze che questo territorio e il sud in generale hanno vissuto sulla pelle. E pomeriggio andrà anche al Borsacchio, seguendo la questione. Sì, l'ho seguita e non solo l'ho seguita, ma ho potuto nell'ultima visita qui in Abruzzo, in provincia dell'Aquila, anche esprimermi a favore della petizione lanciata da tantissime associazioni. Non è possibile passare, ridurre del 90% una risorsa preziosa dal punto di vista ambientale, naturalistico, paesaggistico, e far prevalere interessi altri. Il Partito Democratico continuerà a battersi in ogni sede contro questa scelta nefasta, che peraltro, come sapete, è stata fatta neanche con il coraggio di spiegarla e di confrontarsi con i cittadini e le comunità e i territori colpiti, è stata fatta alla chetichella di notte con un blitz. Non è così che si deve governare una regione come questa. Anche per questo noi stiamo andando con Luciano a incontrare ovunque le parti sociali, le categorie economiche, i sindacati, a ragionare insieme, ma anche i comitati di cittadini, come abbiamo fatto in un'altra provincia sull'ospedale di Tagliacozzo, ingiustamente declassato dalla regione guidata da Marsiglio. Quindi ecco, questo lavoro di ascolto è il più prezioso, perché Luciano con la sua storia è garanzia di un modo diverso di interpretare anche il governo e il potere, cioè a servizio della comunità e non per obbedire a ordini arrivati da Roma. Io credo che Ilaria Salis, del dolore e della sorpresa di Nordia non si faccia.